Ok, il maledetto mal di testa che ha accompagnato il mio risveglio sabato scorso mi ha spinta a investigare meglio sulle cause di una delle più fastidiose manifestazioni del weekend, l'alcol, ovvero il postumi di una sgrozza. L'alcol è una sostanza potenzialmente tossica e andrebbe presa, bevuta, nella minore concentrazione possibile, quindi mai. Come consiglia il National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism, il miglior modo per evitare di bere il posto di una sbronza è non bere. Grazie. Comunque, non devo raccontarvi quali sono i posti di una sbronza, perché mi sembra dalle vostre facce che li conoscete tutti benissimo. Cominciamo per esempio con l'asciugone, ovvero la secchezza delle falci. Quando ti svegli al mattino e ti sembra di voler bere una bacinella d'acqua, è dovuto all'effetto disidratante dell'alcol. L'alcol agisce direttamente sul rilascio della vasopressina a livello lenale e quindi provoca un'aumentata urinazione. Questo spiega anche perché se bevo una pinta ne provoco due. Insieme all'acqua però vanno via, diciamo, anche dei sali insieme all'urina, e questo provoca la debolezza, l'aggiramento di testa, la spossatezza muscolare. Un altro sintomo che può essere spiegato da questa cosa è il mal di testa, che è anche causato dall'ipoglicemia. Infatti l'alcol provoca un'acidificazione cellulare che inibisce la produzione di glucosio, e come tutti ne sappiamo il glucosio è la benzina del cervello, e quindi questo ci provoca un tremendo mal di testa. Poi la gravità dei posti di una sgronza dipendono anche da che cosa abbiamo fatto mentre bevevamo. Se abbiamo fatto le ore piccole, ci siamo fumati un pacchetto di sigarette, oppure già non teggiamo l'alcol bene di nostro, insomma, disastro fatto. A questo punto sono in super anticipo. L'altra cosa che posso dirvi è che dipende anche dalla quantità dell'alcol ingerito, se gli enzimi alcol idrogenasi e alcol. Alcol deidrogenasi e aldeide deidrogenasi riescono a funzionare, perché questi sono i nostri alleati nel combattere l'alcol. Questi due enzimi distruggono prima l'etanolo, lo trasformano in acetaldeide, e dopo l'acetaldeide in acetato. Se non funzionano bene, ci sono dei residui di alcol o di acetaldeide all'interno del corpo, questa cosa peggiore si termina sbronza. A questo punto potete pensare in due modi: o come Elian, ma che pensava che più sente parlare di quanto fa male bere e prima smetti di ascoltare, oppure invece potete pensare a come Elian, che sotto il potere, che chi beve soltanto acqua ha qualcosa da nascondere. Sì.